A raccontare del cerotto che Rossano Rubicondi portava sulla mano e della preoccupazione che lo accompagnava nemmeno un anno fa è Roberto Alessi in una lunga lettera pubblicata su Novella 2000, una lettera in cui è ricorrente la descrizione di Rubicondi come un uomo buono, un personaggio che teneva da parte la persona in più di un'occasione e che negli ultimi anni si era ritirato in quel di Miami, dedicandosi ad altro. Vladimir Luxuria fu la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2008, anno in cui partecipò anche Rossano Rubicondi, e ha espresso all'ADN Kronos il suo dolore per la scomparsa dell'amico. Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggevamo, ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva neanche fatto capire o intuire nulla del melanoma, che poi lo ha portato a lasciarci così presto. Luxuria è convinta che Rossano abbia sottovalutato la sua malattia, probabilmente non immaginava che lo avrebbe portato a una morte così in fretta, e lo ricorda come una persona gioviale, entusiasta, sempre allegra, piena di vita e di energia. Amava raccontare tanti episodi e aneddoti.